Vi leggerò il contributo di Luisa Lama dal suo testo Nilde Iotti, Una storia politica al femminile. La Costituente, scuola di democrazia e di sentimenti, un'istantanea. Estate del 46. Dal color seppia di una rara foto d'epoca si affaccia sorridente il volto di una giovane Nilde Iotti, per la prima volta ritratta nella sua veste di Costituente. Non è sola. Al suo fianco compaiono altre figure femminili. Alcune sono sedute accanto a lei su un accogliente divano, altre sono in piedi alle sue spalle. Sono tutte colleghe, deputate o senatrici, comuniste e democristiane, elette per la prima volta al Parlamento. I visi sereni e composti, che quelle donne ostentano con fierezza, stanno a testimoniare una novità dirompente per la democrazia e per il costume del nostro Paese. Solo da un anno la legge italiana ha riconosciuto il suffragio femminile. Loro sono le prime a entrare come onorevoli nell'aula austera di Montecitorio e sono ben consapevoli che il loro nome comparirà a caratteri d'oro nel Pantheon della memoria patria. Nelle loro mani, come in quelle dei 556 rappresentanti eletti all'Assemblea Costituente, stanno le sorti e il futuro della neonata Repubblica Italiana. Tuttavia non è nostra intenzione, almeno in questa fase, osservare quella fotografia attraverso il filtro della politica. La mimica di quei volti, l'intensità degli sguardi, l'espressività del portamento parlano da soli. Loro sono lì, colte nell'attimo di un passaggio storico, consapevoli di essere protagoniste, ma disinvolte, leggere, festose. Tutte puntano ben dritti gli occhi verso l'obiettivo. Solo Nilde mostra il profilo. Le sue labbra accennano al sorriso, aperto e tirato allo stesso tempo, quasi volessero celare un disagio che gli occhi non riescono a nascondere. E lo sguardo, pensoso, ma ravvivato dal brillio di una giovanile luce sbarazzina, sembra cercare una sorta di complicità nella compagna seduta al suo fianco, un'imperturbabile e austera Teresa Noce. E se spostiamo il nostro fuoco visivo all'altra estremità del divano, restiamo colpiti da una figura altrettanto interessante per il contegno dignitoso e altero, che nella fermezza del portamento pare rivelare tutto il peso di una dura esperienza vissuta. È una signora di mezza età, di corporatura robusta, dai lineamenti ancora freschi che non sembrano accusare i segni dei 51 anni da poco compiuti. Fra le mani stringe con grazia una singolare piccola borsa fiorata. Con compostezza antica i piedi, calzati in eleganti décolleté, escono da una lunga gonna che quasi li sfiora. Quella signora, molto popolare fra le donne italiane e non solo, è Rita Montagnana, la mitica Marisa, moglie dell'ancor più mitico Ercoli, Parmilio Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. Ma perché, ci chiediamo, l'immagine di quelle due figure così distanti e diverse per età, esperienze esistenziali, orizzonti di vita sono tanto potenti ed evocative da catturare ancora oggi la nostra attenzione? Se all'epoca l'intensità di quei volti, la loro forza espressiva, così ben immortalate da quello scatto, passarono forse inosservate, oggi, a tanti anni di distanza, noi possiamo provare a svelarne i motivi più reconditi, personali e intimi. Non in quel giorno, ma certo nei mesi successivi, quelle due donne saranno strette e lacerate insieme da un sentimento che le legava allo stesso uomo, Palmiro Togliatti. Per la giovane reggiana stava nascendo una simpatia avvolgente, destinata ben presto a trasformarsi in una relazione d'amore, gioiosa e terribile. E per Marisa, la compagna della clandestinità, di una vita travagliata e randagia, stava approssimandosi una storia di abbandono sofferto e pensoso, anche per quel loro unico figlio, Aldo, poco più che ventenne e già tormentato da un insopprimibile male di vivere.
Forse in quell'estate 46 Nilde e Rita erano appena consapevoli che l'amore o il rancore che ognuna di loro avrebbe nutrito nei confronti di quell'uomo, importante, potente e carismatico, era destinato a produrre una ferita profonda, insanabile nei loro rapporti personali e politici. Ma sapevano anche che gli imbarazzi, i pettegolezzi, le sofferenze dovevano arrestarsi sulla soglia della causa, degli interessi superiori del partito. Quindi entrambe avrebbero dovuto incontrarsi, probabilmente lavorare insieme o comunque continuare a lottare fianco a fianco per gli stessi ideali. Com'era impensabile che la rivoluzionaria professionale si ritirasse in buon ordine da un impegno politico al quale aveva dedicato la giovinezza e la maturità, altrettanto era impensabile che la giovane intellettuale, così fresca di politica, abbandonasse il campo e rinunziasse al piacere di quel lavoro di cui aveva appena iniziato ad assaporare i frutti. Così sembrava aver deciso il loro destino, nemiche e pur sodali per sempre. Così si erano ritrovate entrambe nell'emiciclo del Parlamento il 25 giugno del 1946. Grazie.